Assessore Castiglione, cosa cambia per i Confidi rispetto all'utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia? È una ulteriore attenzione che con questa delibera, con questo provvedimento, abbiamo voluto dare al mondo dei consorsi fidi. Oltre ai due bandi in corso, uno dei quali è chiuso, quello di 18.500 di euro, con questo provvedimento diamo la possibilità al mondo dei consorsi fidi abruzzesi di poter accedere direttamente fino a 100.000 euro, quindi per le micro e le micro aziende, le medie aziende regionali, di poter accedere direttamente al Fondo Centrale di Garanzia. Prima questo non era possibile in maniera diretta, occorreva passare per il mondo bancario. Ora invece i nostri consorsi fidi, anche portando un certo numero di pratiche, pacchetti di pratiche, non la singola pratica, si snellisce notevolmente e si rafforza sia il mondo delle piccole e medie imprese, sia il mondo bancario, che avrà pratiche da poter sviscerare, analizzare con una maggior garanzia, e il mondo del credito in genere ne beneficia a livello regionale.